Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato su Clash of Clans. Ragazzi, oggi sono qua per portarvi una troll base. Ragazzi, questa qua è la prima volta che porto una troll base nel mio canale. Allora, innanzitutto andiamo a vedere quale sarà il villaggio soggetto. Allora ragazzi, praticamente il villaggio in questione è il villaggio di mio zio. Allora, innanzitutto ho pensato di fare tipo tutto un giro alle truppe e vediamo se riesco a fare il 100% questo villaggio. Sembra facile, ma ragazzi, le troll base sono fatte proprio per trollare la gente. Allora ragazzi, le truppe che andrò a utilizzare sarà una Gowee, praticamente golem, e dietro solamente streghe, e naturalmente mi servono in spaccamuro per entrare all'interno del villaggio. E nel castello mi sono portato un altro golem, un altro gigante e una terremoto, e naturalmente non potevano mancare i miei eroi rispettivamente 40 40 20. Cazzo, quanto tempo ci ha messo per fare sti eroi 40 40 20? Ok, ora mandiamo l'amichevole. Ok, questo mio zio, attacchiamolo, perfetto. Ok ragazzi, allora questo è il villaggio. Allora, dato che so che tutte le bombe giganti sono piazzate qua, ok, questo è mio zio che mi dice ok, devo riuscire a mettere il golem qua. Uno mi sa che lo metto qua e uno lo metto da un'altra parte, per far sì che riusciamo a scattare tutte le bombe giganti. Golem, golem, perfetto, spaccamuro, spaccamuro. Tank, siamo entrati dentro, non ancora precisamente. Eroe, eroe. Aspettiamo che entriamo dentro, aspettiamo che entriamo dentro. Mettiamo lontanino, lontanino le streghe. Facciamo scattare le bombe giganti. Cazzo, vero, non saltano le bombe giganti. Checco, io me lo sono completamente dimenticato. Strega, strega, strega. Aha, vediamo, vediamo, dai. Vediamo cosa riesco a fare. Tutte le streghe, tutte le streghe. Mettiamo una terremoto, non so, qua a caso. Allora, dobbiamo utilizzare il sorvegliante per salvarci il culo dalle bombe giganti. Dai, King, veloce, veloce, King. Madonna ragazzi, il mio Galaxy 7 Edge sta iniziando a scattare, non ci credo. Mettiamo un po' di scheletrini per confondere le torri inferno. Dai, torri inferno, torri inferno, non rompetemi i cosiddetti, cosiddetti. Siamo dentro e i due golem stanno facendo da tank. Oddio, alcune streghe hanno girato tutto fuori. Perciò dobbiamo mettere un po' di tank qua. Perfetto, i golem non devono spezzarsi, non devono spezzarsi. Tanto ne ho due in questa direzione. Dall'altra parte ho il King che sta facendo la tank. Un'altra pozione. Ok, perfetto, perfetto. Oddio, solamente 4 streghe qua. E devo stare attento alle torri del mago che fanno veramente parecchio male. E qua, mamma mia, guarda il King cosa sta facendo. Sta distruggendo tutto. No ragazzi, in basso abbiamo ancora i eroi, sono ancora in vita. Distraiamo i stregoni, i stregoni. Oddio, appena finito le pozioni. Dai dai, distruggi, 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 perfetto. L'altra parte, cazzo, perché si sono divise, mamma mia. Ok, siamo in siamo al 77%, 78. E qua la vedo dura, non so se riusciranno a prendere il town hall. Ok, siamo arrivati ai eroi. La mia regina ha dannatamente girato. Ma ragazzi, allora osserviamo. In basso regina ha girato, in alto il king è morto, ma abbiamo ancora le streghe. Il town hall è sicuro che è nostro. Gli eroi stanno morendo. No ragazzi, con grande sorpresa riusciamo a distruggere gli eroi. E la regina è sopra. Perfetto, perfetto ragazzi. E il stregone è senza via di scampo qua. Ok ragazzi, ora ci proviamo di nuovo a distruggere il villaggio. Però ora partiamo da un'altra parte praticamente, perché se distruggiamo il cannone falcone e le streghe faranno veramente un grande vasto, e i mortai insieme all'uccello lo lasciamo alla fine. Io direi di partire da dove abbiamo gli eroi. Perciò golem, golem, spaccamuro. Perfetto, eroi, eroi, eroi. Subito, subito streghe. Dato che qua riusciamo a farla molto velocemente, aspettiamo un attimo a mettere le pozioni. Tanto il sorvegliante non fa niente. Dio potentissimo, guardalo. Guardali, guardali come girano. Guardali come girano. Ok, mettiamo tutte le streghe in questa posizione. Speriamo che non girino più. Dai, madonna ragazzi, guardate tutte le raffiche che stanno arrivando alle mie streghe. Guardate, oddio, sta lagando anche tutto ragazzi. Oh mio dio, mi sa che questa inizia a puzzarmi un po' di fail. No, anzi, forse forse ci salviamo anche, perché le mie streghe sono entrate all'interno del villaggio. Sì, anche quelle che sono uscite, anche la regina. Ok, siamo a cavallo, forse siamo a cavallo. L'uccellone ci sta dando parecchio fastidio ragazzi.
Mettiamo, allora, le pozioni direi di risparmiarcele per le torri inferno. Ci stiamo avvicinando. Ci stiamo avvicinando alle torri inferno. E Dio, non bloccare il telefono. Ancora pozioni, pozioni. Re, regina, mamma mia, stavano per morire. Ok, King è entrato da solo a distruggere il town hall, ma la vedo dura. Aia, se la regina non fa in fretta, mi sa che le mie streghe qua muoiono. Caspita, muoiono, muoiono, mi sa che muoiono, mi sa che muoiono. No, siamo riusciti a fare solamente due stelle qua. Aia, aia, la vedo parecchio dura. Ok, questa puzza leggermente di fail. Cazzo in cola. Neanche preso il town hall, precisiamo. Beh, facciamo resa e rifacciamo un'altra da un'altra posizione. Ok, questa suonava parecchio male. Ok, io direi di iniziare a partire dal town hall. Anzi, no ragazzi, no ragazzi. Allora, sono dubbioso da dove iniziare. Io direi di iniziare da questa posizione qua. Distruggiamo tutti i mortai e dopo penso che i eroi prenderanno anche l'uccellone. Allora, golem, golem. Spacca, spacca, spacca. Perfetto. Ora dobbiamo sperare solamente che le streghe non girino. Perciò ne metto alcune, non ne metto tutte. E il King dovrebbe subirsi un po' di danni ora. Dai, dai, dai. Così attivando il sorvegliante non muore niente. Distruggiamo tutto sto uccellone, così va là. Distruggi, distruggi, distruggi. No, 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 cazzo, mi sono dimenticato delle bombe qua. No, la torre bombardiera, mi sono completamente dimenticato. Mettiamo tutto il resto. No, 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 strega, non moritemi qua. Dai, dai, no, la pozione non mi è caduta. Ok, penso che siamo abbastanza a cavallo. E le streghe sono naturalmente tutte fuori. Abbiamo questo tutto centrale da distruggere. Allora, la Queen mi sa che si fa benedire. Non sta neanche dietro ai scheletrini, perciò la salutiamo a momenti. Qua abbiamo l'altro golem che proprio si è un coglio. No, è saltata la strega. Ok. Dio, che cazzo ha donato le mongolfiere. Calmi. Mi sa che anche questo è fail, perché qualcuno le ha donato le mongolfiere e le streghe non so se riusciranno a distruggerle. Ok, ne abbiamo distrutta una di mongolfiera, due di mongolfiere. Dai, statemi lontano mongolfiere, statemi lontano. Madonna, guardate tutta la raffica contro i scheletrini. Aia, aia, si fa male per me qua. Dai, dai, forse riusciamo a prendere la hall. Forse, penso di sì. Ok, le mongolfiere sono state qua. Sì, sono state tutte totalmente distrutte. Abbiamo tre stregoni che possono far paura alle streghe, ma il resto dobbiamo vedere se il tempo è a nostro favore in questo caso. Ok, il town hall lo prendiamo ora praticamente. E cazzo, è tutto concentrato. Se ci becchiamo una raffica di stregonata, siamo proprio di inculated. Ce l'abbiamo con le Tesla. Tra poco con il maghetto, 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 dai, sorvegliante, fai qualcosa, sorvegliante. Dai, ok, l'abbiamo presa la torre. Oddio, ora non mi ricordo se qua nel tragitto c'erano delle bombe giganti. No, delle bombe no, neanche quella scatto. Perfetto. Ma no, naturalmente tutto gira. Abbiamo solamente 40 secondi purtroppo, ma penso che non ce la farò. E ecco, mi sa che farò un 80% circa, ma non penso di farcela. Ecco ragazzi, forse se avevo più tempo mi sa che potevo fare anche ben più di 84% in questo attacco. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e la partita finisce in 86%. Ragazzi, perché faccio questo video? Allora ragazzi, ho pensato di portare una nuova serie sul canale riguardante Clash of Clans. Ragazzi, tutto quello che dovete fare voi è propormi delle basi troll come questa e taggarmi su Instagram. Questo è il mio profilo Instagram. Pubblicate le foto dei villaggi e io i villaggi più belli li porterò nei video su YouTube. Spero che vi piaccia come idea e come solito ragazzi vi invito a lasciare un like, un commento e noi ci vediamo al prossimo video. E ora vi dico la mia teoria. Allora ragazzi, probabilmente la cosa che vi influenzerà di più in assoluto nelle vostre partite è il vostro mazzo di battaglia. Allora ragazzi, come salire di trofei senza perdere troppe partite in consecutiva? Molti ci suggeriscono di fare una piccola pausa e lasciare il gioco là per un po', così i server si rigenerino.
Questa è una teoria. E c'è anche chi dice che più scioppiamo, meno lo script si fa sentire. E grazie al cazzo se hai le carte forti, cioè figa. Altri dicono invece di cambiare il mazzo molto spesso. Questo è già più ragionevole, in quanto il matchmaking di questo gioco guarda le carte che abbiamo noi e ci mette probabilmente le carte contrastanti.